Auguri di una buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi avremmo dovuto parlare di social network e dell'impatto che oggi questi mezzi hanno sulle amministrazioni locali. Purtroppo invece dobbiamo parlare di ben altra questione, parliamo di quello che è l'eco lungo dei fatti di Parigi, di fatto attentati terroristici nella città, nella capitale di Francia, che venerdì sera hanno sconvolto il popolo parigino e un po' tutto il mondo democratico, insomma, intorno alla Francia. Che naturalmente ancora oggi vede con le cacce all'uomo e con la paura, soprattutto nelle persone normali, insomma, nei cittadini francesi e non solo, vede tornare alla ribalta in modo prepotente lo spettro del terrorismo. Allora faremo il punto su questo per capirne anche le cause e quali potranno essere le evoluzioni. Intanto con Augusto Cacopardo, docente a contratto dell'Università di Firenze di Antropologia della Violenza. Buonasera. Buonasera, buonasera. Grazie per essere venuto e buonasera anche in collegamento Skype a Federico Bussolin della Lega Nord. Buonasera, Bussolin. Buonasera a voi. Allora, professore, partiamo da quello che è appunto il fatto. Noi ci ritroviamo qui qualche mese fa, ormai diversi mesi fa, inizio anno, per parlare di Charlie Hebdo, di quello che fu quell'attentato terroristico. Oggi sembra un'evoluzione, un passo in avanti ulteriore, perché se allora si colpì un simbolo, che era appunto la redazione del giornale satirico, oggi questi attentati che crescono nel numero delle vittime, ma cambiano anche completamente obiettivo, perché si va a puntare su quelli che sono spazi comuni della collettività, quindi una sala concerto, uno stadio, qualcosa che prima non si era visto. Sì, direi che questa è una nuova strategia, una nuova tattica che viene adottata. Vengono colpiti i luoghi più svariati, luoghi del divertimento, luoghi che chiunque potrebbe frequentare, mentre invece nel caso di Charlie Hebdo si sapeva che erano quelli giornalisti e che quindi era un obiettivo specifico, ma chiunque di noi si poteva trovare allo stadio, in un ristorante, si poteva trovare a quel concerto. Quindi spaventa di più, spaventa anche la contemporaneità degli attacchi. E poi direi che c'è anche il fatto che in questo caso sembra proprio che si tratti di un attacco organizzato direttamente dall'ISIS, che peraltro l'ha rivendicato, quello di Charlie Hebdo non aveva questo collegamento così stretto. Qui è stato giustamente definito un atto di guerra, che era ben organizzato e ben pianificato. E quindi insomma, una prospettiva anche nuova rispetto a prima, non un caso isolato, insomma un caso anche di appunto, come dicevamo, simbolico e basta, ma un vero e proprio atto di guerra. Senta Bussolin, in questo glielo chiedo subito, così lasciamo anche un po' da parte la cronaca, di cui ancora insomma, si parla e si parlerà moltissimo per molti giorni, finché ci saranno i blitz, anche in Belgio abbiamo visto quali sono state le operazioni della polizia francese a tappeto, ora sappiamo dell'allarme in Italia, però insomma, volevo chiederle se la reazione di pancia, diciamo, del paese, della Francia, intanto è stata quella di aumentare anche i bombardamenti su Raqqa, dove sono tornati gli aerei. Le chiedo anche dal punto di vista politico quali possono essere le reazioni. Voi come Lega Nord siete tra l'altro insomma, in un'alleanza abbastanza stretta anche con Marine Le Pen, al di là di quello, insomma, il cordoglio è stato unanime, tutte le campagne elettorali sono state sospese. Oggi però la paura, come dire, farà anche in modo probabilmente ci siano delle evoluzioni politiche. Lei come la vede? Come lo vede il futuro? Dunque, se devo parlare da un punto di vista appunto quasi di terza persona, quindi cercando di sottolineare un punto di vista politico a livello generico, è chiaro che, come diceva il professore, si tratta anche di un modo di agire da parte di terroristi, quindi che differisce da quello che è successo nel passato e di conseguenza questo genera panico, genera paura. Noi per esempio, poi ne parleremo dopo, abbiamo organizzato una manifestazione il giorno dopo gli episodi e c'era proprio paura a scendere in piazza per dire siamo in Italia. Alfano diceva che in Italia ancora non è successo niente, ma la paura, il sentimento è trasversale. Questa richiesta da parte di François Hollande, il presidente della Francia, che chiede per l'appunto quindi uno stato di allerta per 3 mesi, poteri speciali quindi alla polizia per 3 mesi, poteri quindi. È una situazione diversa rispetto alla quotidianità che si protrarrà per tanto tempo e così succederà probabilmente nel resto d'Europa. In questi giorni, quindi, poi, mentre noi abbiamo parlato, mentre noi abbiamo ascoltato, la Francia ha continuato a bombardare i punti nevralgici, quindi le basi dei terroristi. E quindi è chiaro che la situazione non rimarrà quella attuale, non rimarrà a livello
dei pianti e delle commemorazioni. Ci saranno degli sviluppi. Quindi quello che posso magari prevedere io dal lato della mia esperienza, ovviamente, perché per me è una situazione nuova, come immagino per tantissime altre persone, quella attuale. È chiaro che ci saranno degli sviluppi e spero il meno drastici possibili. Noi, da parte come Italia e come Europa, anche insieme a tutta Europa, ci dobbiamo far trovare pronti e soprattutto sempre meglio prevenire che curare. Senta professore, qui c'è un tema, no, che diceva anche Bussolini, cioè la paura probabilmente di molti anche in Francia e non solo, sia che questa cosa poi, al di là di tutto quello che può essere l'ulteriore terrore, potrebbe arrivare anche da nuovi attacchi così, poi sia cioè, provochi una limitazione nelle nostre libertà, no? Che tramite queste cose qui, un po' per la paura, un po' per le reazioni necessarie o meno che però gli stati metteranno in campo per proteggersi. Ognuno di noi perderà un pezzettino di libertà, no, rispetto a prima. Secondo lei è plausibile pensarla così? Secondo me questo è plausibile, è plausibile che si faccia ricorso a restrizioni, soprattutto della libertà di movimento, cioè il fatto di essere soggetti a numerosi controlli, Certo. qualunque spostamento si L'idea della voglia frontiera, no? fare, Che torna fuori, insomma. è una limitazione della libertà. Io penso ai tempi in cui si poteva viaggiare in aereo senza nessun controllo, quelle lunghe code sono una limitazione della libertà. E queste aumenteranno. Che ci siano limitazioni alla libertà di espressione del pensiero, non credo, o alla libertà di religione o altri diritti di libertà fondamentali, ma certo la libertà di circolazione, quella sì, potrebbe subire delle limitazioni, insomma. Senta, la reazione di Hollande è stata molto forte. Lui ha detto, proprio citando le sue parole, ha detto: siamo in guerra, questo è un atto di guerra. Questo in qualche modo non è solo una frase, no, detta per i francesi, è anche qualcosa che sblocca l'idea di quelle che possono essere anche le reazioni, no, dello Stato francese, che poi già in queste ore l'hanno dimostrato tornando a bombardare laggiù. Ora il discorso è molto ampio, chiaramente, però le chiedo, secondo lei potranno risolvere i bombardamenti? Insomma, potranno essere una soluzione? Servono almeno allo Stato francese, come dire, ad acquietare le coscienze del popolo, anche se è sempre difficile. Diciamo che potranno avere quest'ultima funzione, ma non molto di più. Da diverse parti si è sentito dire che la soluzione non è quella militare. Ed ma anche oggi su Repubblica, quindi un giornale piuttosto moderato, diciamo, Vittorio Zucconi scriveva che questa non è una guerra che può essere vinta, cioè militarmente non può essere vinta perché? Perché sì, può essere sconfitto lo Stato islamico, il suo territorio può essere riconquistato, però contro questo tipo di attentati. Non c'è protezione. Al-Qaeda, per esempio, non aveva bisogno di avere un territorio per fare questi attentati, insomma, e li ha fatti. Altre organizzazioni terroristiche precedentemente ne avevano fatto. E anche in diverse interviste che ho già sentito alla radio, alla televisione, parecchi hanno insistito su questi punti. E lo stesso Renzi ha parlato di una nuova strategia politica. E non ha detto quale, però di una strategia politica, di una nuova strategia politica si tratta. Obama e Putin hanno convenuto che bisogna agire insieme, Appianare giustissimo, le divergenze, insomma. però non hanno saputo dire in quale direzione. Che la soluzione possa essere quella militare, io non lo Lo credo. esclude. Ci vuole davvero un cambio di strategia politica da parte dell'Occidente, che dagli anni 90 in poi ha commesso una serie di errori di cui vediamo oggi le conseguenze. Senta Bussolini, volevo chiederle una cosa perché, insomma, questo discorso anche che faceva il professore è un discorso a cui che si sente spesso, insomma, è un discorso molto fatto anche sull'idea che laggiù l'ingerenza politica o comunque, diciamo, l'immissione politica che c'è stata da parte dell'Occidente abbia in qualche modo poi a lunga causato questi riflessi. Le chiedo però perché poi alla fine il tema è anche molto, diciamo, non di politica alta, ma molto basico sulle persone, è anche quello che la gente vuole sentirsi sicura, no? In qualche modo, soprattutto nelle proprie città. Tra l'altro in Italia, insomma, noi l'8 dicembre inaugureremo un giubileo che sarà quindi un fatto molto importante da tenere sotto la lente di ingrandimento. È così?
Diciamo che il professore in precedenza ha detto delle parole che io condivido, cioè da una parte voglio scongiurare e trovo impossibile l'idea che si vada a combattere per esempio una religione, cioè andare a fare una caccia delle streghe verso chi è di religione musulmana sperando così di debellare un'area fondamentalista che esprime quindi terrorismo. Da una parte quindi è vero, è difficile arrivare a un obiettivo che è quello di azzerare quindi una minaccia. Certo è che quindi io penso che ci siano, c'è una parte del mondo che è chiamata a reagire di fronte a questo episodio, così come ha fatto la Francia, così come deve fare l'Unione Europea, sì, con un cambio di strategia politica. Questa strategia politica noi l'abbiamo interpretata e ci siamo detti bene, commemorazioni, minuti di silenzio, ma cosa dobbiamo fare? Da una parte sostenere la Russia, quindi via le sanzioni economiche, preoccupiamoci di mandare casomai le forze militari là dove c'è bisogno di sradicare attualmente questo Stato islamico. Dall'altra parte controllare le nostre frontiere, aveva detto bene appunto Poggioni all'inizio che ci sono le armi in Piemonte per la ricerca di questo terrorista. Dall'altra parte dobbiamo bloccare gli sbarchi, espellere i clandestini e controllare le occupazioni abusive che ci sono da Bolzano a Palermo. Dall'altra parte quindi quello che è successo è chiaro, si rimanda in Italia, come ha detto bene appunto in precedenza, ma anche perché appunto ci sono state delle minacce esplicite, per Certo. esempio la Torre di Pisa, mi viene in mente, oppure ci sono state minacce appunto per il Giubileo. Una cosa particolare è che tutti abbiamo notato è che Parigi, nei giorni degli attentati, appunto pochi giorni fa, era quasi sotto assedio da parte delle forze armate. E la cosa che getta più scalpore per l'appunto è che nonostante ci fosse stato un controllo così a tappeto da parte delle forze dell'ordine, perché era quasi, si sentiva dire, no, dai telegiornali che c'erano comunque forze di polizia ovunque e Addirittura è stato avvertito. non siamo stati comunque in grado di prevedere questo attentato. D'altra parte io ammetto che mi scom non sconforta, però non mi rassicura magari le risposte che sono state date. Mi viene in mente il candidato Trump per i repubblicani in America che ha detto se tutti avessero avuto una pistola forse questo non sarebbe successo. Io non trovo che questa qui sia la soluzione. Do noi dobbiamo permettere ai cittadini di farli sentire sicuri, di farli sentire protetti perché è per questo che ci votano, è per questo che ci vogliono nelle istituzioni. Certo, Dobbiamo al di fare là un che cambio di posseggano o meno politica. una pistola, chiaro. È chiaro, cioè io non credo che sia quella la soluzione, cioè io casomai ho delle organizzazioni preposte per la mia sicurezza, casomai aspetto Qualcuno nel lo suo faccia. partito la pensa in modo differente, insomma, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi. Senta, no, C'è stato un pensiero in precedenza da parte di Buonanno per altre situazioni. lo so. D'altra parte, quindi, cambio di strategia politica, noi come Lega Nord, attraverso le parole poi di Matteo Salvini in questi giorni che sono state espresse, abbiamo quindi annunciato quelli che sarebbero i nostri punti caratterizzanti, quindi che ho elencato all'inizio. Allora, infatti, proprio su questo volevo chiederle, professore, insomma, la Lega una ricetta ce l'ha, frontiere più controllate, più regolamentazione e sicurezza anche sull'immigrazione, in qualche modo un'azione strategica anche nei confronti di questo paese, via le sanzioni alla Russia, lei come vede questo pacchetto? Via le sanzioni alla Russia sono perfettamente d'accordo. Sono sanzioni non giustificate. Ora sarebbe lungo Certo. argomentare questa affermazione e usciremmo dal tema. Però, a parer mio, non sono giustificate e hanno danneggiato moltissimo l'Europa e molto meno gli Stati Uniti. C'è bisogno di collaborare con la Russia, non si può escludere la Russia dal quadro internazionale, soprattutto nella questione Siria. Per quanto riguarda i migranti e i profughi, secondo me bisogna tenere ben presente che loro sono le vittime di questa situazione, non sono gli autori, sono quelli che subiscono la violenza ed è per questo che scappano dal loro paese. Pensiamo cos'è la Siria oggi, è un paese che in questo momento è bombardato da tutti, insomma. Tutti contro tutti, non è vero tutti contro l'ISIS, ma molti l'ISIS ha fatto comodo, la Turchia l'ha favorito perché
combatteva i curdi. Paesi arabi, cosiddetti moderati, l'hanno sostenuto finanziariamente perché era contro Assad, che loro considerano come nemico. E tutto questo deve cessare, si spera che questo accada. Però per capire come se ne può uscire bisogna avere anche ben presenti quali sono stati Cioè, il passato. gli errori del passato. E secondo me la nuova strategia politica non è di carattere nazionale ma internazionale. Cioè ci vorrebbe un ritorno al rispetto del diritto internazionale. Cioè dopo Quali l'89. sono stati i punti chiave, secondo lei, che hanno portato, insomma, a questa situazione? Diceva, insomma, delle colpe del passato, no? Che poi. Certo, se ne può fare un elenco senza fine, a cominciare dalla prima guerra del Golfo, che poteva essere evitata perché Saddam Hussein, per esempio, si era offerto di ritirarsi dal Kuwait in cambio di una conferenza di pace sul Medio Oriente. Sarebbe stata evitata la guerra e una conferenza di pace di cui si sente molto il bisogno, perché il problema Israele-Palestina è uno dei nodi, se non forse la radice di tutto questo, ma sicuramente uno dei nodi principali. E successivamente violato ripetutamente il diritto internazionale, e qui la principale responsabilità è dell'Occidente, gli Stati Uniti in primo luogo, non soltanto loro, anche il Regno Unito. Pensiamo a Blair e alla seconda guerra dell'Iraq nel 2003. In quel caso ci furono manifestazioni oceaniche in tutta Europa e anche negli Stati Uniti contro la guerra. Il Consiglio di sicurezza si espresse contro. E il presidente Bush la volle fare ugualmente, e lì è nato l'ISIS, perché l'ISIS è nato in Iraq, nelle città che più resistettero all'offensiva americana, che più stavano dalla parte di Saddam, che hanno visto con i loro occhi violazioni del diritto internazionale da parte delle truppe statunitensi, l'uso di bombe al fosforo, l'uranio impoverito, di cui tuttora stanno subendo le conseguenze. E le torture nel carcere di Abu Ghraib, non dimentichiamoci, che anche noi abbiamo potuto vedere, ma pensate un po' che effetto possono aver avuto queste sulla popolazione irachena, quelle fotografie che noi tutti, penso, ci ricordiamo, insomma. E lì è nato l'ISIS. E quando chi era contrario alla guerra in Iraq, ed eravamo tantissimi, direi la maggioranza, e io fra questi, dicevamo che non poteva far altro che rafforzare il terrorismo. Questo è esattamente quello che si è verificato. Il fatto è che poi lo stesso errore è stato ripetuto, insomma. È stato ripetuto in Libia, è Con stato Gheddafi. ripetuto con Gheddafi, perché anche Gheddafi aveva Certo. accettato il piano dell'Unione Africana che prevedeva elezioni monitorate internazionalmente a cui potesse partecipare però anche il partito di Gheddafi. Gheddafi aveva detto di sì. Questo piano fu messo da parte dall'opposizione, che se però non avesse avuto il sostegno degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, Della Francia, della nel caso. Francia, certamente forse lo sarebbero scese a più miti consigli, altre centinaia di migliaia di morti risparmiati. E non dimentichiamoci, a proposito della guerra in Iraq, le recenti scuse di Blair, più che giustificate. Cioè, troppo poco, direi, perché si montò la menzogna che Saddam Hussein aveva armi di distruzione di massa, mentre non era affatto vero. Mettiamo in fila, tutti questi episodi e teniamo anche in considerazione il fatto che noi certe immagini della guerra non le abbiamo viste, delle guerre non le abbiamo viste, perché dopo la guerra in Vietnam, in cui si mostravano. Che ha prodotto e in cui si ebbe l'opposizione, una forte opinione pubblica contraria proprio perché si vedevano queste immagini, non le vediamo più. Ecco, ma chi invece le ha vissute ha L'immagine di quel periodo, è chiaro. reagisce in tutt'altro modo. E queste sono le radici del recente Va bene, allora fondamentalismo. restiamo su queste, così abbiamo parlato delle radici, ora ci fermiamo per questa prima parte, nella seconda cercheremo di capire anche, insomma, come si potrà andare oltre e soprattutto anche quale sarà, insomma, il futuro anche delle nostre politiche interne dello Stato. Insomma, dicevamo prima del giubileo che parte l'8 dicembre, ma insomma anche a Firenze il 25-26 novembre prossimi ci sarà una riunione molto importante della NATO e quindi, insomma, fervono i preparativi, ma anche naturalmente tutto quello che riguarda la sicurezza, perché oggi sicuramente c'è più paura di ieri. E allora cercheremo di capirlo nella seconda puntata, nella seconda parte. Restate con noi tra 5 minuti di informazione e poi torniamo in studio.
Bentornati in studio. Allora, stiamo parlando dei fatti di Parigi. Cerchiamo di capire anche quali saranno, insomma, le prospettive prossime e future, sia per le nostre città che per quelle che saranno le azioni forti messe in campo dall'Europa e non solo. Intanto c'è da dire che oggi si è espresso anche il parlamentare del Partito Democratico, Chaouki, che ha detto che le comunità musulmane non devono limitarsi ai comunicati stampa di solidarietà, non sono più sufficienti. Ha detto che i musulmani devono scendere in piazza e manifestare fianco a fianco con tutti gli altri cittadini. Ha parlato anche il prefetto Serra, che ha detto che lo spostamento del giubileo sarebbe una sconfitta, quindi non se ne parla. Però proprio per quanto riguarda la religione, sabato nelle nostre zone si è tenuto un'assemblea, insomma una conferenza sul dialogo interreligioso, ed erano presenti anche un musulmano e un ebreo che hanno parlato, due rappresentanti insomma delle comunità religiose, che hanno parlato di questo possibile dialogo considerato molto importante anche proprio all'indomani dei fatti di Parigi. Sentiamo. Quanto è importante coltivare il dialogo interreligioso alla luce anche di questi avvenimenti che sono accaduti nelle ultime ore a Parigi? È importantissimo, non soltanto da quando sono accaduti gli ultimi fatti criminali e disumani di Parigi, ma anche da prima, per conoscersi, per costruire una vita migliore. Parlare del passato, parlare del presente, costruire veramente una vita migliore di quella che stiamo vivendo. Sicuramente con gli ultimi fatti, gli atti criminali accaduti a Parigi da persone disumane che non rappresentano nessuna religione, oltre alla criminalità, abbiamo più bisogno. È la grande sfida di non cadere nella trappola di quello che ci vogliono far cadere proprio. Di provocarci e dimenticare che siamo delle persone, siamo degli esseri umani prima di avere delle religioni e delle fede, perché la fede è una cosa bellissima, va rispettata, mantenuta, ma anche aiuta a convivere in pace, con amore e armonia. Appunto, oggi più che mai, nel senso che bisogna mettersi d'accordo che il destino dell'umanità è fatto appunto della vita e non della morte. Persone senza limiti e persone che invece conoscono i propri limiti e che vogliono il bene dell'umanità ci sono da tutte le parti, non è una distinzione di una religione o di un'altra. E anzi, quindi, noi fra l'altro abbiamo proposto al Comune di Firenze una scuola per il dialogo e per l'educazione al dialogo e della pace, proprio per quello, perché quelli da ogni parte che si sentano come volontà, come programma loro di unire tutti coloro che vogliono il bene dell'umanità, abbiano un indirizzo e qualcuno che li sostenga. Quindi è uno sforzo lungo quanto è lunga la storia dell'umanità, ovviamente. Però ogni generazione deve fare il suo. Allora, uno sforzo lungo quanto è lunga l'umanità, dice il rabbino, insomma, quello del dialogo interreligioso, ed effettivamente sembra che sia così, però insomma, diciamo, le risposte qui, soprattutto le persone cercano, le vogliono rapidamente, no? Anche per capire, per tornare più o meno a vivere tranquillamente. Io le chiedo una cosa, professore, secondo lei quale sarà l'evoluzione di questo fatto? Già un po' ne abbiamo parlato, però insomma, sembra che ancora non ci sia una chiarezza anche di azione, no? Di strategia su quello che si possa fare per contrastare questo fenomeno. Come dire, c'è paura, no? Perché poi spesso è stato detto che questi attentati vengono fatti perché noi laggiù ci abbiamo messo le mani, insomma, ci siamo effettivamente come stati occidentali, quindi sono moniti a cercare di demarcare una linea, in qualche modo di lasciare, di dividere le due parti, la parte dell'Europa e quindi dalla parte dell'Africa. Ma questo è realmente possibile oggi con le economie intrecciate, insomma, con quanto siamo intrecciati e globali, no? Mondo di oggi. Ma il dialogo interreligioso di cui si parlava in questa intervista è importante, ci deve essere, si deve sviluppare. Io non penso che però si tratti di guerre di religione. Vero è che la religione ha assunto un ruolo importante perché
diciamo, i fondamentalisti fanatici dell'ISIS sono convinto che credono davvero di combattere mandati da Dio, di essere il braccio di Dio. Sono, bisogna ricordarlo sempre, una piccola minoranza dei musulmani, la stragrande maggioranza mai sottoscriverebbe affermazioni di questo genere. E quindi la religione poi assume un ruolo, però alla base io penso che sia uno scontro per controllo di risorse e controllo di territorio, insomma, su cui si innestano differenze religiose che vengono anche sfruttate da chi guida questi conflitti. Quello che sarebbe necessario sarebbe un ritorno al rispetto del diritto internazionale. Cioè, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutte le grandi potenze che si erano contrapposte al nazifascismo avevano raggiunto un accordo, avevano stabilito di bandire la guerra, di renderla almeno il più difficile possibile, un accordo imperfetto che è contenuto nello statuto dell'ONU, con tutte le sue imperfezioni, però era stato un enorme passo avanti. C'erano state tutte le convenzioni di Ginevra. E questo accordo a livello globale aveva retto per un buon numero di anni. Dopo l'89 di colpo è andato a rotoli. Non che prima non ci fossero state delle infrazioni, ovviamente c'erano state l'occupazione sovietica dell'Afghanistan, gli americani in Vietnam, erano delle infrazioni che però venivano percepite come tali. Adesso invece sembra quasi che sia diventata la regola. Nel campo del diritto internazionale sembra che non possa succedere altro che quel che accade nella legge della giungla. Non è così. Sì, ci sono alcune correnti di filosofia politica che lo pensano, il realismo politico, ma se è stato così finora non è detto che debba essere così in futuro. Quindi il ritorno al rispetto del diritto internazionale, e quindi in primo luogo basta la politica dei due pesi e delle due misure. Per esempio, perché alcuni dittatori vanno bene e altri no? Gheddafi non andava bene, ma la monarchia assoluta dell'Arabia Saudita va benissimo. Perché? Ci sono violazioni del diritto internazionale che vengono punite. Israele, violazioni del diritto internazionale, ne ha fatte tante, però mai ne è stata presa nessuna sanzione. Altri sono stati sanzionati per aver violato il diritto internazionale. Senta, ma lei diceva fino all'89, volevo chiedergli questa cosa, che diceva fino all'89, poi dall'89 è successo qualcosa, però fino all'89 avevamo anche un muro che demarcava molto bene in Europa, no? Qual era la parte, una parte dall'altra, era molto divisa. Quindi, come dire, quello è stato un simbolo, no? In qualche modo. E certo, è stata un'occasione persa, è stata un'occasione persa, perché proprio la caduta del muro di Berlino, la dissoluzione dell'impero sovietico, la liberazione, possiamo dire, degli stati dell'Europa orientale che furono liberi di andare dalla loro strada invece che vedersi imposto un governo che per forza doveva essere voluto dall'URSS. Tutto questo era una grande occasione. Si sciolse il patto di Varsavia, sarebbe stata forse una bella cosa se si fosse sciolta anche la NATO, avrebbe mostrato una volontà di pace. Quindi da lì si poteva proseguire sulla via del rispetto del diritto internazionale, mentre invece abbiamo visto da parte delle potenze occidentali imboccare proprio la strada opposta, cioè l'affermazione della forza unilaterale tramite questa serie di guerre. Allora, non so se Bussolini voleva dire qualcosa su questo, ma io ne volevo chiederle anche una cosa. Come ci arriva l'Italia a questo giubileo e Firenze a questa riunione NATO? Sono due eventi molto importanti a distanza di 10 giorni l'uno dall'altra. Secondo lei noi siamo pronti? Beh, diciamo che nel servizio precedentemente mostrato è stata detta una verità da parte di esponenti appunto delle varie religioni, che si sta reinstaurando, magari si sta comunque, preferisco dire che sta continuando, no? Questo dialogo fra religioni. È chiaro che loro stanno facendo la loro parte, non è la risposta complessiva che si aspetta quindi la popolazione in termini di sicurezza. Quindi è come è stato giustamente detto, quindi a fine episodio, diciamo, è un'operazione che richiede magari una nuova generazione per vederne i frutti. Noi in Italia come arriviamo a questi eventi, chiamiamoli così?
Sicuramente c'è preoccupazione, almeno io personalmente la vivo così. Noi anche all'interno dei corridoi della politica ci domandiamo: ma cosa succederà al Giubileo? Cosa succederà a Firenze? È chiaro che finché si trattava di episodi del Nord Africa, occhio non vede, cuore non duole, probabilmente questa qui è la regola generica, no? Che vale un pochino per tutti, per la generalità dei consociati. E detto questo, però, succede poi in Francia l'episodio, e sì, Alfano appunto diceva in televisione è successo in Francia, non è successo in Italia, ma per me è come se fosse successo magari appunto nella città adiacente a Firenze. Noi ci arriviamo, io ho letto degli articoli, forse Alfano intendeva dire che noi abbiamo gli anticorpi, o forse, cioè, forse poteva essere questo il senso, non so se lei condivide o meno. No, Alfano, vabbè, aveva replicato a Salvini che magari, ecco, parlava con veemenza, con la veemenza che lo contraddistingue ad Alfano, si lamentava una sorta di impreparazione appunto da parte del ministro degli interni su questo episodio. Impreparazione che comunque è data da episodi pregressi, vedi il caso Shalabayeva. C'è, diciamo, una preoccupazione forte da parte nostra di quindi avere un ministro degli interni che probabilmente è rappresentato da una persona sbagliata, semplicemente, che non è in grado di fare il proprio lavoro. E noi come ci arriviamo? Ci arriviamo, io non faccio parte ovviamente dei sistemi di intelligence o di sicurezza, posso solo analizzare quello che è lo stato attuale delle nostre forze da poter mettere in campo. Ci arriviamo, secondo me, zoppi, tra virgolette, non siamo pronti a far fronte a eventuali, scongiuriamo, quindi episodi come quelli successi a Parigi, e io spero ovviamente che ci sia tutta l'Unione e la buona volontà di scongiurarli. Detto questo, è ovvio, sono assolutamente d'accordo che serve un rispetto di quello che è il diritto internazionale e ovviamente quindi un rispetto di quello che hanno fatto i nostri nonni, io posso dire, no? Per quelli che appartengono alla mia generazione, cioè, quelli che hanno visto la guerra, hanno vissuto la guerra e hanno fatto in modo tale che si potesse vivere in un periodo di pace, quindi su quello sono assolutamente d'accordo. Esatto, detto questo è lo stato attuale delle cose, poi ci sono delle misure da prendere in un primo momento che sono magari quelle che ho elencato prima. Senta professore, siamo in chiusura, però volevo chiederle appunto anche a lei se secondo lei l'Italia ha qualcosa di diverso rispetto alla Francia, per cui insomma qualcosa, ogni tanto si vedono anche dei blitz che fanno delle operazioni che funzionano, che sventano delle reti, in questo senso se siamo messi in modo diverso, perché questo è quello che la gente vuole sapere. E poi le chiedo anche però se questo fatto produrrà maggior paura e quindi, come dire, anche una volontà da parte dei singoli cittadini, non diciamo proprio direttamente della corsa alle armi o di armarsi personalmente, ma insomma di avere un senso di protezione anche da se stessi, insomma di autoprotezione più alto di quello che c'è stato finora. Beh, l'Italia sì, ha qualcosa di diverso rispetto alla Francia, direi che in primo luogo ha meno autonomia nel campo delle azioni internazionali. La Francia, ricordiamoci, con Chirac fu quella che ebbe il coraggio di dichiarare che avrebbe posto il veto alla guerra in Iraq. La Francia è uno dei paesi che all'ONU hanno diritto di veto e Chirac ebbe il coraggio di opporsi agli Stati Uniti, a Bush. Un presidente italiano che abbia preso una posizione così forte non lo ricordo, tranne forse il caso di Sigonella, Craxi, però non voglio ricordarlo per tutti gli spettatori che magari non lo conoscono. Si va indietro. Si va indietro un po' troppo nel tempo, sì, noi che non siamo, cioè io che non sono giovanissimo lo ricordo bene. Ma quindi ha meno autonomia. Ultimamente la Francia diciamo si è accodata agli Stati Uniti, si è appiattita sulla politica statunitense, che per il mio è stata sbagliata e ha sortito pessimi effetti. Per quanto riguarda la sicurezza, cioè in verità non c'è protezione contro attentati di questo genere. È impossibile, perché bisognerebbe davvero blindare
le città, ed è impossibile blindare le città. Se siamo più esposti... Anche perché contro uomini sono anche disposti a morire loro stessi, è molto difficile, cioè è sempre una battaglia impari, no? Impari, perché loro sono disposti a morire e noi no. Infatti la domanda è: com'è che c'è così tanta gente che è disposta a morire? Com'è che si sono moltiplicati in questo modo? L'unica protezione è seguire una politica opposta a quella che è stata seguita finora. Non c'è altra scelta ed è l'unica politica vincente, ovvero quella a cui facevo riferimento prima, che si abbandoni la politica dei due pesi e delle due misure e che si affermi la necessità del rispetto del servizio internazionale, del diritto internazionale, e che si capisca che non è con la guerra che si risolvono i problemi, come peraltro la nostra stessa Costituzione prevede, no? Ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, l'abbiamo scritto, e che lo si faccia, e allora saremo protetti. Se l'Italia si saprà distinguere per questo suo atteggiamento, che non vuol dire remissivo di paura, vuol dire di scelta ideale ben precisa, di che quali siano i valori da seguire e da rispettare a livello nazionale e a livello internazionale, questo ci può dare la protezione. Va bene, allora ci fermiamo qui per questa puntata. Naturalmente il tema è molto ampio e insomma spero di poterne parlare nuovamente anche con i miei ospiti, che intanto ringrazio. Grazie Augusto Coppard per essere stato con noi. Grazie a voi che mi avete invitato. Grazie mille anche a Federico Bussolini in collegamento. Grazie Federico per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie anche agli spettatori che ci hanno seguito da casa. Avremmo voluto naturalmente parlare di qualcos'altro, ma tant'è, siamo di nuovo di fronte a un'emergenza del genere. Intanto però noi insomma vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani e continueremo a parlare di questo e di altri fatti nelle nostre trasmissioni. Grazie a tutti, una buona serata.